un'altra domanda che volevo fare riguardava il discorso ancora di Novara, mi scusi se torno ancora indietro a quel punto. Lei prima diceva che siamo incorsi in un blackout di quelli che ogni tanto capitano. Il problema è che quando capitano questi blackout, il Parma di gol ne prende non solo uno, ma pressoché immediatamente anche un secondo, e allora dopo le cose diventano in effetti piuttosto gravi. Certo, è un dato di fatto che è capitato questo, per cui cerchiamo di combattere ogni giorno questa nostra piccola negatività, piccola grande, chiamiamola come vogliamo. Noi sappiamo di questo, per quello che predichiamo sempre, cerchiamo di trasmetterci grande, grande concentrazione vincevolmente dall'allenatore, ai giocatori, per evitare queste piccole cose che capitano, perché nel calcio altrimenti i risultati sarebbero tutti ad occhiali, e non è così. Per cui vogliamo riuscirci. Quelle volte che riusciamo a essere così, siamo vincenti. Quindi vorrei essere vincente. E l'altro appunto è che manca l'istinto assassino, per lei parlava di buon primo tempo con il Novara, però. Lo cerchiamo continuamente. Abbiamo avuto diverse occasioni con Novara. A concretizzarle saremmo qui a parlare di un altro risultato. Invece non è stato così. Però quello che non è successo la settimana scorsa magari succede questo. Noi lavoriamo per far sì che accada.